Buongiorno e bentornati a questa nuova edizione del TG Lucano, tante le notizie che ci sono pervenute da tutto il territorio. Ci colleghiamo subito con Rionero per le novità sul brigandaggio. Rionero in Vulture, ancora una volta, è oggetto di episodi di prepotenza ed estrema violenza. Il brigante Giuseppe Nicola Summa, detto Ninconanco, a seguito della perdita dei beni e delle proprietà ha organizzato per ripicca un saccheggio nella dimora del Duca Piemontese. Il Duca, secondo le dichiarazioni di Ninconanco ad alcuni suoi amici, lo aveva lasciato senza casa, terreni e soldi per sfamare le cinque bocche della famiglia. Il Duca, a sua discolpa, secondo un suo diritto, dichiara che il brigante non gli ha mai consegnato il grano richiesto da mesi. Il brigante è entrato nel palazzo, ha sequestrato violentemente le armi alle guardie catapultandosi nella camera del duca, colpendolo gravemente. Dopo aver prelevato tutto il denaro disponibile, è corso in paese e lo ha distribuito al popolo che lo ha riconosciuto come eroe. Il brigante è ricercato dalla giustizia, si presume si nasconda tra i boschi lucani. Passiamo ora alla linea da c'è appena giunta notizia che ad Ariola è avvenuto un fatto increscioso: alcuni briganti, con a capo Domenico Rizzo detto Taccone, hanno occupato con violenza il paese, rubando denaro e cibo che gli abitanti avevano in dispensa. La banda ha anche assediato il castello, non facendone entrare e ne uscire alcuno. A quanto pare, già da una settimana erano state tentate delle trattative con il Borbone Federici, che le aveva supplicati di non fare del male alla sua famiglia e alla servitù in caso di resa. Aperte le porte del castello. I briganti non hanno rispettato gli accordi presi. Unico superstite è Carlo Federici, che si era nascosto nel sottoscala che dava accesso alle segrete. Dopo il saccheggio i briganti e il loro capo hanno lasciato il paesino di Abriola. Il governo francese ha posto una taglia di mille ducati sulla testa di Taccone. Ci dicono altresì che è stato inviato il generale Manet per fermare la sua banda. Chiunque l'ha visti può fornire notizie recandosi alla caserma più vicina dei carabinieri. Ci colleghiamo con il capoluogo lucano. Ieri, 4 giugno 1862, alle ore 22.30, due bracciani di potenza, Giuseppe Sabatella e Giannuero Coiro, dopo essersi visti togliere i propri terreni e le proprie dimore per non aver pagato le tasse dovute, hanno organizzato un'imboscata al governatore Ettore Cicotti, con l'aiuto di alcuni complici. Il governatore aveva appena terminato un comizio nei pressi di Potenza sull'estensione delle tasse sull'allevamento del bestiame. Ciccotti, nel viaggio di ritorno verso casa sulla strada principale, è stato bloccato da due rivoluzionari che, dopo averlo minacciato e malmenato, hanno distrutto anche la sua autovettura. Alla notizia la gente è rimasta sbalordita, ma nello stesso tempo considera i due briganti paladini della giustizia i presenti malviventi sono stati visti sfuggire tra i boschi del Vulture. Tutta la redazione porge gli auguri al governatore Ciccotti, affinché presto possa riprendersi dal terribile agguato. Concludo con le sue stesse parole. Queste due tale, come si sono chiamate e si chiamano, sono state saldate insieme dall'unità piuttosto che fuse. Da Potenza è tutto. Per il momento è tutto. Alla prossima edizione per gli aggiornamenti.